giunto all'arrivo, tra poco si apre il sipario, è l'evento più atteso dell'anno, non soltanto a Cancellano, ma oserei dire nel intero territorio casertano. È un'occasione importantissima per l'ulteriore rilancio di un prodotto che non flette, molto richiesto in tutti i mercati internazionali anche, e quindi noi siamo orgogliosi e fieri di esserne i titolari come zona. Abbiamo 33.000 capi, abbiamo bufalini intendo, abbiamo tanti caseifici, tutte 14 caseifici, e questo ovviamente la dice lunga sulla matrice che noi siamo in grado di mettere come brand su questo prodotto, che come dicevo rappresenta veramente il simbolo del territorio, oltre che l'economia predominante dello stesso territorio. Quindi che cosa si aspetta Cancellarnone da questo evento? Ma noi ci aspettiamo grande visibilità. Abbiamo conferito l'incarico ad un professionista esemplare, Gianni Signoli, per la parte artistica, e perché siamo convinti che attraverso personalità celebri dello spettacolo questo binomio mozzarella artista possa portare in elevazione tutto il comparto, che devo dire per la parte lattiero è in qualche modo sofferente, e noi con questa festa vogliamo, come dire, alleviare questa sofferenza, rilanciare il comparto bufalino. Quindi una grandissima opportunità per il casertano. Ritengo proprio di sì, quest'anno ancora di più, diciamo, dalla pandemia, e tutto è un poco narcotizzato. Adesso invece c'è un grande fermento e la gente si aspetta che ci sia questa esplosione, poi siamo in estate, un'esplosione di tutto, di gioia, di food, soprattutto di food, che la mozzarella è food, la troviamo un po' come prezzemolo, un po' dappertutto. Quindi ci aspettiamo grandi cose. Grazie mille al sindaco Ambrosca di Cancellarnone. L'idea in realtà evidentemente me l'ha lanciata proprio lo stesso sindaco, lo sono visti la prima volta, ci tengo a fare questo passaggio, ma ripeto, sarò breve. Perché non mi ha chiesto di fare due giorni formati composti da contenuti rappresentati da una sequenza di concertini comprati, concertoni o spettacoli, ma di dare quasi un plot narrativo a questa edizione? E a me questa cosa mi ha convinto subito, non essendo io un impresario e neanche un manager di nessuno degli artisti coinvolti. Allora sono messi a lavorare, abbiamo fatto nascere la prima edizione del premio Eccellenze Volturno, e quest'anno devo dire il numero uno comincia, la puntata 1 di questo premio comincia alla grande, perché premeremo Massimiliano Gallo, che è uno dei nostri attori in questo momento più importanti in Italia e credo anche in Europa, che diverse pellicole ha accettato di girare, ovviamente ambientate nel territorio casertano del Basso Volturno, Veleno piuttosto che addirittura Mozzarella Stories, che segnò l'esordio di Edoardo De Angelis. Don Luigi Patriciello, e non vi devo spiegare per quale motivo, perché insomma, vuol dire, è un personaggio noto ai più per quello che fa, e Franco Ricciardi. Per la grande attenzione di Franco, da sempre, anche in tempi non sospetti, nei riguardi di quei territori periferici che molto spesso sono nelle grandi metropoli ma anche nelle grandi regioni. E allora premiamo anche lui. L'elenco degli artisti ce l'avete nella cartellina stampa, voglio ringraziarli tutti perché nessuno di loro ha accettato per venire a fare lo show, ma per diventare addirittura, non voglio esagerare perché non è che abbiamo tutti questi soldi, sì, però per diventare proprio testimonial del prodotto mozzarella di Cancellarnone. A tutti ho chiesto, ho spiegato esattamente che cosa stavamo facendo, e quando mi hanno detto sì, allora io ho risposto sentiti il benvenuto. Come l'arte, la musica, il teatro, il cinema e soprattutto la parte culinaria, e dei prodotti incredibili come la mozzarella, perché è veramente un prodotto magico, perché in qualsiasi altra parte del mondo o in qualsiasi altra parte d'Italia non viene bene, solo qua viene, non si capisce. Quindi io penso che essendo una città affascinante, è una città veramente magica, è imprevedibile, così sono anche i suoi prodotti, come i prodotti del Vesuvio, che ne so, il vino,
in territorio. In questo caso la mozzarella, la mozzarella e soprattutto la musica. Anche la musica è un'eccellenza campana e tu sei una delle famiglie che ha dato di più alla nostra musica e non aggiungo altro. Grazie. E Marco, però non avete capito, sì. Allora, allora c'è, dovete sapere che il primo concerto che ho visto in vita mia con mia mamma al Teatro delle Palme, mi ricordo che facevano dei concerti la mattina e mia madre mi portava degli discioni. Sono docente al Conservatorio di Salerno, ho preso un po' di questi ragazzi fantastici, penso che comunque ci vuole sempre un grande rispetto.